Buongiorno. Buongiorno. Tutto ok? Non ho chiuso occhio. Beh, tieni. Forse è meglio che stai a casa oggi. Forse. Meglio, sì. No, non posso. Ho il colloquio in quello studio, quello che ho contattato una settimana fa. Oh, ho capito. Beh, torni a casa e ti riposi dopo. La cena la preparo io stasera, anche se non ti garantisco che sia commestibile. Non ti va di parlarne? No. Non ci contatta da 2 settimane ormai. Io credo che possiamo anche iniziare a lasciarci questa storia alle spalle. Scusa se ritorno sul tema, ma credo che sia il caso che tu mi dica che cosa hai visto. Alla scatola. Tu non puoi sapere cosa c'era nella scatola. Non nominarla nemmeno. Giulia, mi dici cosa ti prende? Ci sono cose che non puoi capire, che non ti dovrebbero nemmeno interessare. Ti lamenti che sono io quella curiosa? Beh, dai buon esempio e lasciami vivere. Ma che ti è successo? Non ti riconosco più. Sono 2 settimane che non parliamo. Capisco che tu sia scossa, ma lo sono anch'io. Dobbiamo restare unite. Guardati, se Bianca come un cadavere, i tuoi mi chiamano ogni giorno per sapere quando torni a casa. Io non so più che cosa rispondergli. Ovviamente, tu non vuoi che vengano qua. Giulia! Mi senti? Mi senti? Giulia! Giulia! Sto impazzendo! Voglio riprendermi la mia vita, lo capisci? Mi senti? Giulia! Giulia! Mi senti? Giulia! Perché? Thank you.
piccola amichetta del cuore. Che cosa? Lasciami andare. Sai, ero curioso di conoscerti. Hai fame? Mangia se hai fame. Prego, non faccio niente. Io non ho fatto niente. Oh, sì, invece. Hai fatto un grande errore. Un enorme errore. Le amicizie vanno curate con molta attenzione. E la tua amica ha combinato un bel guaio. Sai, ti svelo un segreto. Nemmeno io devo trovarmi qui. Dovevo essere su una spiaggia, sotto il sole, sotto una palma, le braccia del mare. Invece no! Per colpa vostra, devo stare in questa stanza buia. E a me piace il sole. Hai idea dei benefici che il sole ha sul nostro organismo? Non lo crederesti quanto è importante. Potresti sforzarti di essere un po' più di compagnia. Mangia! E vedi di essere di qualche utilità in questa topaia.